Questo? Qui sì. Questo è un pomodoro sardo. Pomodoro sardo? Sì. Eccole! Quella là! Senti, ma sono pomodori gialli, sì, questi qua? Varietà... Ma sono maturi così? Sono maturi così. Che bontà! Questi sono dei fagiolini al metro, si chiamano. Fagiolini al metro? Al metro perché raggiungono la lunghezza di un metro. Cioè, diciamo... questi arrivano lunghi un metro? Arrivano lunghi un metro. No! Sì. Oh, però, zuccona? No, questa è ancora piccolina. Ah, sì? Guarda questa. Guarda che zuccona! Noi siamo abituati a questo al supermercato, tutte in una misura, tutte uguali. Tutto uguale. Invece, quando sono coltivate così naturalmente, guarda. Alle nostre spalle c'è l'orto sinergico. Esatto. E di qua... L'orto tradizionale. Tradizionale però? Biologico, assolutamente rigorosamente biologico. Ah. Nemmeno il letame c'è qui quest'anno. A proposito di fertilizzanti, cosa usi di fertilizzanti? Quando ho fatto qua, il bancale, di qua. No, quando ho fatto il bancale l'ho arricchito di frasche, potature, legname, tutto quello che avevo. È un po' di prodottini chimici? No, non esiste proprio qui la chimica. E cosa ci metti allora qua? Nulla. Ecco, il risultato è questo, non sono frutti bellissimi, grandissimi, però a me non serve. Ma perché allora gli altri mettono tutta sta chimica? Hanno visto che dando certi prodotti vengono delle cose enormi. Io ho visto peperoni e melanzane in alcuni negozi che sono spaventosi. Qual è il vantaggio di avere la verdura naturale rispetto a quella che compriamo nei negozi e nei supermercati? Mi pare ovvio quella di non mangiare tutte quelle sostanze di cui oggi siamo circondati, no? Sì, ma una volta che le lavi, le verdure dovrebbero... No, non è così. Determinate sostanze vengono assorbite e dalla pianta e trasmesse al frutto e dal frutto attraverso la buccia entrano dentro. Questo è un pomodoro naturale, no? Ecco, che troverai qua sopra è un po' di polvere. Nelle giornate ventose c'è un po' di polvere. E basta. Ma adesso noi ovunque ci giriamo, tutto quello che mangiamo, dalla carne, le verdure, la frutta, abbiamo creato sostanze che non esistevano 50 anni fa e ce ne nutriamo a farci il bagno proprio. Magari non ti fa male subito, in tempi brevi. Poi mi pare ovvio che se dopo 60 anni ti prende un cancro... Qualcosa è accumulato in questi 60 anni. Non è più da attribuire, cioè non è una cosa immediata, sai, mangi fagiolini che sono stati trattati ieri e muori domani. No, non è così. Un danno che si somma al passare degli anni. Faccio l'orto non soltanto perché mi trovo a mio agio qui, perché sono consapevole di mangiare una cosa che mi fa star bene, no? Al di là del sapore, l'idea di mangiare una cosa sana mi fa star bene. Anche l'idea di condividere una cosa sana mi piace. Condividiamo il pomodoro? Magnumi però. Mm.